contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato è esclusivamente una rimodulazione del regime sanzionatorio dei licenziamenti dei quei contratti a tempi indeterminati instaurati dopo dal 7 marzo in poi. Quindi nel momento in cui entra in vigore il decreto legislativo 23 del 2015, cioè dal 7 marzo in poi, tutti quei rapporti di lavoro instaurati da quella data in poi e i rapporti di apprendistato attivati prima ma stabilizzati dopo e i contratti a tempo determinato attivati prima e trasformati dopo rientrano nell'alveo di questo nuovo regime sanzionatorio. Qui l'ipotesi è: se arrivi in ritardo di 5 minuti ti licenzio. Prima del 7 marzo i giudici davano torto all'azienda perché sostanzialmente non c'era congruità. Adesso la domanda è: il fatto materiale esiste o no? Certo che esiste. Se è arrivato in ritardo di 5 minuti, in questo caso il giudice magari dichiara illegittimo il licenziamento. Perché? Perché per questo tipo di evento non era congruo il licenziamento, bensì una multa. Ma il licenziamento non presuppone come regime sanzionatorio la reintegra, bensì, ed ecco il significato di tutele crescenti, bensì la monetizzazione di questo licenziamento. In base alla anzianità in azienda cresceranno le tutele di natura economica, tutele crescenti, cresce la tutela di natura economica esclusivamente in base alla tua anzianità in azienda, quindi non conta più se l'azienda è più o meno grande, stiamo sempre parlando di aziende sopra i 15 dipendenti, o se hai più o meno carichi familiari, conta il fatto che il tuo rapporto si è installato dopo il 7 marzo, il licenziamento è legittimo, ma l'evento c'è. Quant'è questa monetizzazione? La monetizzazione è di natura chiaramente economica ed è da un minimo di 4 a un massimo di 24 e cresce di 2 mensilità di anno in anno. Questa indennità sostituisce tutto, cioè l'ipotesi di reintegra e di risarcimento danno. Su questa indennità ci si pagano i contributi e le tasse. L'altra novità delle tutele crescenti, ce ne sono svariate, ma evitando di andare sul tecnicismo, questa, quella che ho appena detto, ne è una. La seconda è la possibilità per l'azienda di fare l'offerta conciliativa, e cioè solo per il licenziamento l'azienda dice: ok, evitiamo di andare in causa, troviamo l'accordo ed io, il calcolo che farebbe il giudice, 5 anni di rapporto di lavoro, 5 per 2 è 10, 10 mensilità sulle quali tu pagherai dipendente i contributi e anche l'azienda e ci dovrai pagare anche le tasse, l'IRPEF. Allora l'offerta conciliativa è soprattutto nel fatto che io ti offro esattamente il 50% di quell'indennità, quindi nello specifico 5 mensilità, e su quell'importo io stacco l'assegno, ti do l'assegno su quale non ci paghi né contributi e né tasse e che non dichiari neanche all'erario col 7,30. Certo è che le aziende grandi in Italia sono al 7%, quindi a mio modo di vedere tutta la discussione che si fa da anni sull'articolo 18 sì, articolo 18 no, rispetto all'incremento occupazionale, a me sembra pleonastico. Gli effetti li vedremo nel corso degli anni, se realmente avranno prodotto un beneficio tale oppure se in qualche modo avranno solo diminuito la capacità contrattuale in azienda del lavoratore, perché può essere immaginabile il fatto che una minore pericolosità del lavoratore in azienda da un punto di vista del licenziamento e della reintegra potrebbe portare una minore presenza del lavoratore stesso su determinati argomenti, mi immagino su tutti, la sicurezza sui luoghi di lavoro.